tutta alla finestra, tutta la legna ci hanno portato via. Io me lo sentivo, prima o poi ce la faccio pigliare. Non ci si doveva pigliare, non ci si doveva dar retta alla vice sindaca. Ma come si fa a portare via? Se la trova per la strada, tu vedi che gli fa. Ma portare via la legna. Che? Ma che state cercando la legna che era qui fuori? Davvero? L'ho portata io lì sottoscala. E pensavo. Allora ce l'hanno rubata. Ce l'hanno rubata. Allora, pensavo di averla a portata di mano e fosse più comodo, pratico. E certo, ci ha fatto un gran piacere. Se arriva fastidio, la riporto subito. No, ma che scherzo, ci ha levato una fantia di nulla. Ma è fabioso a portarla in casa. Senta, poi mi sono permesso di sistemare quella poltrona che era un po' ballerina. Davvero? La vuole vedere che lavoro ho fatto? Sì. Venga, venga. Oh, che bella sei la fa. No. Io che... Però non la faccia così mi metti in imbarazzo. Io te la farsi qua. Venga, guardi, metti la mano qui. Guardi. Senta che lavoretto. Mamma, bambino, tu le veglia tra poco, bambino, dai a fare. Che lavoretto. Oh, mamma, oh, come ti è bravo, mi Luigi. Oh, da quando è qua te, Luigi, niente. Da ora, Che panni. Oh, il mio Camillo, non sarà il mio Camillo. Ah, il suo Camillo, Cercare Camillo? Sì, c'è. È andato in cucina a preparare da mangiare. Sì. È andato a preparare un pranzetto. Ma sentire anche è uno chef bravo di nulla. È andato anche a fare il provino dalla clerici per la prova del cuoco. Ah, certo. Sentite che avete ancora bisogno di me, altrimenti io... No, io no. Vai. Un'ultima domanda. Che avete qualcosa al contrario o se vado in paese a cercare un lavoretto per guadagnare un po' di euro per voi? Perché? Per noi? Perché non pensare all'ospitalità, alla gentilezza, alla gratitudine. Carmela! E se ne è accorta anche lui che l'ospitalità è il nostro forte, non è vero? Allora io vado? Sì. A dopo, Carmela. Oh,